Siamo alla quarta giornata della COP, un momento, un po' di passaggio perché i delegati iniziano a lavorare seriamente e concretamente e in realtà anche un momento un po' di greenwashing legato ai temi della giornata, la scienza e i giovani, ma ne parliamo in maniera più approfondita dopo la sigla. Ciao naviganti, partiamo dalla quarta giornata affrontando il tema della scienza. Al centro del dibattito c'è stato il ruolo degli scienziati e che ruolo deve avere la scienza nel diffondere la comunicazione e la consapevolezza a livello globale sull'emergenza climatica e sui temi di cui la COP si sta occupando. Quindi, a mio avviso, è stato un po' ribaltato il concetto delle altre COP, dove si parlava più di come diffondere le informazioni della scienza. Qui invece il centro è stato focalizzato su che ruolo possono avere gli scienziati. Diciamo che il dibattito è stato abbastanza complesso, però non è emerso nulla di particolare se non i soliti proclami, le solite richieste di azione. Al centro del ruolo dei cittadini e di come coinvolgerli c'è stato tanto dibattito vuoto. Alla fine il presidente Shoukry, cercando di tirare un po' le somme, ci ha lasciato augurando a tutti i partecipanti di spingere sempre più i cittadini dei propri paesi a trovare soluzioni basate sulla scienza e portare queste decisioni verso piani di attuazione contro la lotta al riscaldamento globale. Niente di particolare, tante parole, alla fine si è concluso con pochi dati sul piatto. Il risultato invece forte è la risposta degli scienziati che hanno ricordato come non devono essere gli scienziati ad avere un ruolo nella comunicazione, per quanto questo sia importante e sempre più importante, ma dovrebbero essere sempre di più i politici a utilizzare i dati degli scienziati per prendere delle decisioni e per attuare politiche di comunicazione. Di fatto la scienza dovrebbe fare altro. Anche se è stato riconosciuto comunque il tema della comunicazione legata all'ambiente e in generale della comunicazione dei dati scientifici, che molto spesso è autoreferenziale e quindi non permette alle grandi masse di essere consapevoli di qual è la situazione di emergenza e in che direzione sta andando il nostro pianeta. Questo è stato un allarme che ha lanciato direttamente l'IPCC, che probabilmente si è sentito un po' al centro del fuoco di fila di molti delegati, a mio avviso anche in maniera non proprio corretta. A conclusione, all'atere di questa conferenza, a dimostrazione di come poi il paese ospitante può essere un soggetto attore molto molto importante, l'Egitto ha presentato la sua prima mappa delle vulnerabilità, cosa che ovviamente in Europa è una prassi ormai amministrativa concreta, però la novità è che l'Egitto l'ha presentata basandosi esclusivamente sui dati forniti dall'IPCC, quindi un passo avanti verso la concretezza del dato scientifico trasformato in divulgazione, in comunicazione e poi in strumento di agire politico e amministrativo. Questo sarebbe una cosa carina se venisse fatta anche ad esempio in Europa e in particolare in Italia, dove invece molto spesso questi documenti sono più oggetto di trattativa politica e tra funzionari che oggetto di trasposizione dei dati che arrivano direttamente dagli scienziati. La seconda parte della giornata, o meglio, l'altra faccia della medaglia di questa giornata, era dedicata ai giovani. Erano presenti più di 1.000 delegati da 140 paesi, delegati giovani, e la loro presenza è sempre molto folcloristica, molto carina, molto interessante, però il tema è di nuovo abbastanza spostato rispetto alla focalizzazione che dovrebbe avere. Si è parlato di come il mondo dell'educazione debba avere un ruolo sempre più importante, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, per rendere consapevoli i giovani di ciò che sta accadendo e quindi per far conoscere alle nuove generazioni il tema dell'emergenza climatica. Giustamente i giovani hanno ribaltato la frittata dicendo che
Stiamo di nuovo parlando solo di greenwashing. Il ruolo dei giovani non è avere i giovani presenti alla COP e parlare su una passerella e avere il contentino di avere una volta l'anno una passerella su cui farsi vedere, ma il ruolo dei giovani è dare concretamente all'interno delle politiche che si scelgono ruolo ai giovani, cioè stiamo cambiando il futuro del pianeta e quindi chi oggi è adolescente vivrà le ricadute delle nostre non scelte. Spostare il futuro all'interno delle nostre scelte quotidiane vuol dire dare ruolo ai giovani, non dare semplicemente loro la presenza e la possibilità di essere in un consesso internazionale al fianco di capi di Stato. Questi giovani l'hanno detto in maniera molto forte, paradossalmente sorprendendo anche la platea, visto che ormai tutte le volte che i giovani intervengono alle COP dicono la stessa cosa, però c'è ancora chi riesce a sorprendersi di questi allarmi che vengono lanciati e questi moniti all'agire e alla concretezza e un po' meno al raccontarsi e passeggiare su delle platee importanti. Dal punto di vista delle discussioni collaterali, perché dopo 4 giorni di attività cominciano ad arrivare un po' i dibattiti esterni, i dibattiti paralleli, vi ricordo che la COP è una conference of parties dove si incontrano tanti personaggi e tante realtà, stati, imprese, ONG e così via, che sono portatori di interessi e cercano di mediare tra di loro delle soluzioni concrete. Quindi le conferenze pubbliche o insomma i luoghi di dibattito ufficiali sono in realtà uno spazio marginale rispetto ai luoghi di discussione e di mediazione delle esigenze. In questi spazi vengono fuori, vengono presentate poi delle proposte che possono diventare elemento concreto di trattativa e di sviluppo oppure di prassi per progetti che magari possono diffondersi a livello mondiale. Un progetto molto molto interessante è stato presentato dall'Università di Pisa e ha avuto davvero un interesse a livello generale importante e fa un po' chiude un po' il cerchio rispetto a molte delle cose che ci siamo detti in questi giorni. Il modello prevede un progetto di piattaforma per il monitoraggio dell'innalzamento del livello del mare Mediterraneo, ma che viene gestito da due interfacce. Da una parte ci sono gli scienziati, che quindi gestiscono e inseriscono i dati, dall'altra parte ci sono i cittadini che possono contribuire con misurazioni, evidenze e supporto specifico in maniera semplice e veloce. Quindi due elementi che convergono, che permettono anche a due realtà che spesso fanno fatica a dialogare, come abbiamo visto precedentemente, di lavorare insieme sullo stesso progetto. È un progetto che è piaciuto moltissimo e ha avuto una rilevanza notevole. Un altro elemento, un altro progetto, chiamiamolo così, in realtà si tratta di un fondo che va un po' a dare concretezza a quello che è venuto fuori ieri quando si è parlato di finanza, è il fondo che è stato presentato dagli Stati Uniti, che ha come obiettivo specifico superare o accelerare in maniera importante la transizione dalle centrali a carbone alle rinnovabili, soprattutto nei paesi del sud del mondo, dove il carbone, avendo costi relativamente bassi, viene utilizzato moltissimo. Questo fondo vede già due attori che sono due pesi massimi, la fondazione Rockefeller e il Bezos Earth Fund, quindi con Jeff Bezos, uno degli uomini più ricchi al mondo, che ci mette tutta la sua forza e la sua ricchezza, e quindi può essere ciò che dicevamo ieri, un primo elemento di incontro tra il mondo della finanza privata e le esigenze degli stati, quindi chi può agire velocemente con capitali importanti e chi può dare gli obiettivi di visione di lungo periodo. È emerso anche il primo piccolo scandalo, piccolo grande scandalo della COP. L'app che l'Egitto ha preparato per i delegati
aiutarli sia a districarsi nel programma, che è oggettivamente estremamente complesso, e nella struttura anche proprio cambiare sala, andare nel momento giusto, nel luogo giusto, sia per vivere poi Sharm el Sheikh e l'Egitto, i luoghi dove i delegati sono lì a lavorare in maniera un po' più funzionale. Dicevo, quest'app si è rivelata una backdoor, cioè spierebbe le attività dei delegati, i cellulari, le telefonate, chissà quante altre cose. Allora, stiamo parlando dell'Egitto, il paese che in Italia è famoso per il caso Regeni e il caso Zaki. Per me lo scandalo è che ci siano stati davvero dei delegati che hanno installato un'app fatta dal governo egiziano, che di democratico, onestamente, ha veramente molto, molto poco. In parallelo, come dicevo, le trattative cominciano a crescere, cominciano a riempirsi le sale dove realmente si parla poi dei documenti da firmare, anche se pare che lo scotto di una coppa organizzata da un paese africano, che quindi non ha una potenza diplomatica importante, comincia a emergere, e tanti documenti vengono presentati in fase di sviluppo proprio tecnicamente sbagliate. Quindi, insomma, il rischio che di nuovo questa COP si trasformi in una fase temporanea in cui non vengono prese decisioni concrete, ma si rimanda al futuro, è sempre più forte. Un altro aspetto che sta emergendo in maniera estremamente chiara è finalmente il ruolo che stanno avendo le aziende dell'oil and gas. Ormai è sempre più chiaro che, ed in particolare a causa anche della guerra in Ucraina, è sempre più chiaro che l'aumento dell'uso del GNL a livello mondiale, quindi il gas liquefatto, i rigassificatori per capirci, sta causando e probabilmente causerà uno sforamento dei parametri definiti a Parigi. Ovviamente ciò comporta che automaticamente vengono identificati colpevoli. Colpevoli sono gli stati industrializzati e le aziende che fanno oil and gas e operano nel settore del fossile. È così evidente questo ruolo che ovviamente loro, che sono i colpevoli, iniziano a prendere le contromisure. Le contromisure ce le ha raccontate un'ONG che ha sempre un ruolo molto molto importante nella definizione delle statistiche della COP e non solo, l'ONG Global Witness. Questa ONG è andata a contare il numero di delegati presenti a questa COP rispetto a Glasgow, quindi la COP precedente, la 26, direttamente correlati al mondo dell'oil and gas. Bene, è venuto fuori che rispetto alla precedente COP il loro numero ha superato i 600, sfiora i 700, e quindi è un più 25%. Vedete come il mondo dell'oil and gas interviene pesantemente e ovviamente ha un obiettivo chiaro: far fallire ogni negoziato, trasformare i negoziati in greenwashing, in non scelte per dilazionare i tempi, allungare i tempi e portare all'inazione. Chiudiamo come al solito con una notizia che può essere positiva, anche se estremamente piccola, però può essere, soprattutto per chi ha alla mia età, può essere un elemento emozionale molto molto forte. Lula ha iniziato a presentare l'opportunità, la possibilità di fare la COP del 2025 in Brasile. Molti di noi si sono avvicinati al mondo dell'ambiente, dell'ambientalismo, della scienza, proprio grazie alla COP di Rio del 92, che ha rappresentato per il mondo dell'ambiente e dell'ambientalismo una pietra miliare. E niente, rivedere la COP in Brasile dopo il governo Bolsonaro e gli sfaceli che ha fatto in Amazzonia e non solo, potrebbe essere un segnale importante di cambiamento. Di nuovo un semplice segnale, però importante, credo, e non solo dal punto di vista emozionale, perché comunque il Sud America ha un ruolo importante nella compensazione, nella cattura delle emissioni in maniera naturale e non con tecnologie fantasiose come stiamo vedendo oggi in tanti paesi.
Bene, anche oggi il resoconto è finito, vi rimando all'appuntamento dei prossimi giorni, siamo ormai a venerdì, quindi probabilmente nel weekend non ci saranno trattative particolari o elementi particolari, vediamo un po' come andranno i dibattiti ufficiali e valuteremo se fare un appuntamento anche domani o direttamente lunedì. Ricordatevi che per essere sempre informati, bisogna registrarsi al canale e cliccare sulla campanellina. Se volete la disponibilità anche di questi momenti in podcast, trovate tutte le informazioni, i link, le descrizioni, le informazioni nella descrizione. E ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao e buon rientro in porto. Finito.